L'affitto di un appartamento. Se c'è una cosa che è difficile da trovare, quella è un appartamento in affitto. Allo stesso tempo, trovare dei buoni inquilini. Sì, perché chi ha un immobile è in cerca di una persona, la famiglia perfetta, il classico manager che vediamo nei film, che si prenda cura dell'immobile, che non dia mai seccature e che paghi un affitto anche un po' più alto di quello che pagano al suo vicino. Mi sembra il minimo, il mio appartamento è meglio del suo. L'inquilino invece vorrebbe un super appartamento per poterlo utilizzare come meglio crede senza badarci più di tanto, e se è gratis è meglio. Lui ha un sacco di soldi e si vuole approfittare di me. Buone voi due, cerchiamo di fare pace. Ma poi, una volta trovato un accordo, sapete come si gestisce un contratto di affitto? Certo, io faccio solo un contratto, uno più uno. Glielo do arredato, così se non mi paga o mi serve, lo mando via quando voglio. Non è proprio così che funziona, la legge parla chiaro. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sull'argomento. Innanzitutto, quando si parla di locazioni residenziali, il codice civile ci dà solo alcune opzioni e non cambia se è arredato o meno. E vediamo quali sono. Il contratto per antonomasia è il famoso 4 più 4, cioè ha una durata di 4 anni che si rinnovano per altri 4 anni, salvo non serva al proprietario o un suo familiare di primo grado, ad esempio un figlio. Il canone lo decidono liberamente e il deposito cauzionale solitamente è di 3 mensilità. In questo contratto l'inquilino può recedere quando vuole, con un preavviso generalmente che è di 6 mesi, ma si può anche stabilire un termine diverso. Questo contratto è soggetto a bolli e a tasse di registro e può avere anche un aumento annuo del canone in base a quello che è l'aumento ISTA. Sulle basi di questo contratto è nata la cedolare secca, che si differenzia da quello precedente nel fatto che non ci sono più le spese di bolli e di tasse di registro e non è neanche previsto un aumento del canone. Se il proprietario opta per questa soluzione, paga una tassa fissa del 21% sull'affitto annuo che percepisce. L'evoluzione di questo contratto è il canone concordato e si differenzia sostanzialmente nella durata. Deve essere di 3 anni, rinnovabili di altri 2, e sono previste per il proprietario delle agevolazioni sia sulle tasse locali dell'immobile che sulla tassazione dell'affitto pattuito. Sì, sì, ma a me non interessa. Io faccio quel contratto che dura solo un anno e ci scrivo che è per motivi di lavoro. Ah, fai riferimento a quello transitorio? Beh, quello effettivamente può durare un tempo libero fino ad un massimo di 18 mesi. Attenzione, il requisito fondamentale è che la transitorietà sia reale, cioè che l'inquilino gli serva veramente solo per 18 mesi, come anche il proprietario sia nelle condizioni reali di poterlo affittare solo per quel periodo. Attenzione, in entrambi i casi ci sono delle condizioni specifiche e non a piacimento o soggettive. Tutte quelle altre forme di contratto da bar. Io lo affitto in nero e mi faccio firmare un foglio nel quale mi dichiara già che vuole andare via, senza metterci la data. Così, quando me ne voglio liberare o ci sono dei problemi, lo tiro fuori, finisco di compilarlo e me ne libero. Chi fa una cosa del genere oggi, oltre a non essere in regola, è un pazzo e non ha idea di che problemi potrebbe avere. Oltre a questi contratti, ci sono quelli turistici, che ovviamente hanno una durata molto breve, e quelli per gli studenti, anche questi soggetti a delle specifiche regole. Io non voglio quelli che hanno gli occhi neri, neanche quelli con le orecchie gialle, per non parlare di quelli con i capelli castani. Tranquilli, se si ha un po' di attenzione nel valutare il giusto appartamento o l'inquilino, avendo accortezza di fare determinati controlli prima, il rischio di avere problemi diminuisce enormemente. Io, ad esempio, in 30 anni di attività ho avuto solo 2 casi veramente problematici. Se vuoi affittare un immobile e non ti senti sicuro, non ti preoccupare, ti aiuto io a limitare i rischi e le problematiche.